primo luogo vorrei dare tutta la nostra solidarietà al consigliere Mele. Non è sicuramente il titolo di studi, ma le capacità che si dimostrano a fare la differenza. Lo stesso Di Vittorio rivendicava di essere un cafone e di essere arrivato dove stava e di avere il ruolo che aveva proprio per aver dormito con gli analfabeti che le avevano insegnato a lottare per i propri diritti. Questo sinceramente ci tengo a ribadirlo. Per quanto riguarda invece il tema della mozione, io sono contenta che alcuni consiglieri abbiano colto il senso, e cioè quello del nostro ruolo di dare un indirizzo politico. Noi non ci possiamo limitare a non dare servizi alle nostre cittadine e cittadini perché manca il personale. Noi dobbiamo dire: vogliamo dare questo servizio e per dare questo servizio vogliamo il personale che ci serve. Partire da Casalotti e semplicemente per un discorso di una struttura che già esiste e funzionante, ha un costo per il nostro municipio ed è giusto che se è un costo, siccome è un costo che sostengono i cittadini, sono risorse pubbliche, è giusto che da quel costo i cittadini ne abbiano dei benefici. Ovvio che tutti possono prenotare nel punto Roma Facile per avere la carta d'identità, ma questo non ci può e non ci deve limitare nell'implementare questo servizio. Tra l'altro, non ci stiamo inventando nulla di nuovo, perché il servizio, ad esempio, è attivo nel punto Roma Facile del mercato di Via Catania, nel secondo municipio. Quindi vuol dire che se le cose si vogliono fare, si fanno. Io non voglio sminuire quanto ci ha ovviamente comunicato e ben spiegato il dottor Perri. È vero, qui manca il personale. Benissimo, facciamo la lotta per avere più personale e per averne tanto da implementare il servizio nell'ufficio anagrafico, quanto per dare servizi anche nelle periferie. Perché diceva bene qualcuno, questo può essere un primo passaggio. Lo apriamo a Casalotti. E poi, mano a mano, arriviamo negli altri quartieri. Non si apre nessun PIT, vorrei specificare. Sfruttiamo una struttura già esistente. Successivamente si potranno aprire degli altri punti, diretta emanazione dell'ufficio anagrafico, ma in questo caso si chiedeva di poter aderire a una cosa sperimentale, ad una disciplina sperimentale. Detto ciò, un'altra cosa che ci tengo a ribadire è che quando si parla di servizi offerti alla cittadinanza non si può assolutamente parlare di spesa inutile. Nessuna spesa inutile quando si danno i servizi ai cittadini, che ricordiamocelo, pagano le tasse per avere questi servizi. Per quanto riguarda la convocazione della commissione, io sinceramente non volevo entrare nella polemica, però mi permetto di dire che io più e più volte ho sollecitato in Commissione Commercio la trattazione del tema, la calendarizzazione del tema. Solo non avendo avuto nessuna risposta, quale prerogativa di ogni consigliera e consigliere mi ho depositato una mozione e vada bene, è stata convocata la Commissione subito dopo. Sì, ne sono contenta, abbiamo fatto un bel lavoro, però permettetemi, sarei stata più contenta se fosse stato calendarizzato quando l'abbiamo chiesto e avessimo fatto un lavoro davvero tutte e tutti insieme. Grazie.